Matteo Renzi, un centro che può sembrare un centrino, una cozzaglia di varie forze politiche pur di raggiungere il 4%. Questo forse sembra a lei, perché da quello che diciamo noi è l'esatto opposto. Noi siamo noi e faremo da soli non il 4 ma il 5, da soli. Poi vedremo se altri vorranno arrivare, ma queste sue espressioni sul centrino e la cozzaglia gliele lascio volentieri. Noi facciamo politica e abbiamo delle idee. Questione Ilva. Posso? Prego. Grazie. Per esempio parliamo di Europa, di Mediterraneo, di futuro geopolitico. Sono tutte questioni in cui vedremo se il consenso, come io credo, arriverà a chi fa politica o soltanto a chi vive di slogan. Presidente, questione Ilva, la chiudiamo o no? Non ha senso questa sì, non ha senso. Non svicoli l'argomento. No, sulla questione Ilva, lei è uno dei massimi. Conosciamo da una vita. Può essere così cortese? Sì, ma poi deve rispondere. Ma guardi, sono 10 anni che deve rispondere. Non mi ha risposto. Vabbè, attendo. Allora, attendo. Del centrino e della cozzaglia. Ora si rilassi e faccia fare va bene con lei. Stia sereno. Che senso ha accanirsi sulla prosecuzione dell'esistenza dell'Ilva, su questa agonia, quando questa fabbrica ormai dà tumori, morti e miseria, stipendi da fame, sia per i dipendenti diretti in cassa integrazione sia quelli dell'indotto? È un accanimento che distrugge soltanto Taranto. E la domanda quale sarebbe? Che senso ha tenerla in piedi? Chiudiamola una volta per tutte. Allora, chiudiamola, viviamo di alto, di mare, di turismo, di storia, di cultura, di agricoltura. Bene, questa però non è una domanda, è un'opinione che lei ha. La sua opinione, perché tenerla in piedi? Allora, mi lasci il microfono. Questa non è una sua domanda, lei ha una sua opinione che è molto coerente negli ultimi 10 anni da quando ci incontriamo qua ed è sempre la stessa. Io ho sempre la stessa che... Io non cambio, forse lei ha cambiato. Però dai, chiedo scusa. Però rilassati, cioè non è tutte le volte. Stai calmo come la famosa frase. Stai sereno. Allora, ecco, allora, stati buono un pochino e io ti finisco la domanda e ti devi la risposta, così andiamo via tutti sereni e contenti. La mia opinione è questa: il passato non si cambia. Basta il microfono. Il passato non si cambia nel senso che quello che è accaduto in questi anni lo conosciamo tutti. Dopodiché un polo industriale decarbonizzato in grado di competere con i grandi poli industriali del mondo, a mio giudizio, è nell'interesse di Taranto e nell'interesse del paese, a condizione che sia ambientalmente e direi sanitariamente sostenibile. Tecnicamente non è possibile. No, non è possibile la decarbonizzazione. Tecnicamente però è un catorcio. Non posso risponderti. Ho detto che tecnicamente non è possibile la decarbonizzazione. Una volta che ha interrotto. Possibile la decarbonizzazione. Hai ragione. Vai. Non sai rispondere. Racconti favole. Racconti favole.